Diventa reporter di eNews. Invia il tuo video tramite WhatsApp o via mail alla redazione di Faninforma. Il consigliere comunale del PD, Francesco Toriani, critica l'amministrazione per il degrado in cui versano le strade fanesi. Secondo Toriani, i continui rinvii dei lavori al manto stradale non possono essere imputabili alla mancanza di risorse. Il consigliere cita una delibera del maggio 2012 con la quale si erano approvati i lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali per circa 1 milione di euro, lavori che secondo lui non sono stati fatti nei tempi e nelle modalità più appropriate. Per questo il gruppo consigliare PD presenterà un'interrogazione chiedendo al sindaco e all'assessore competente chiarimenti sulla vicenda. La provincia boccia la variante urbanistica di Fano 2. Per gli assessori provinciali Massimo Seri, Davide Rossi e Renato Claudio Minardi mancherebbero gli spazi verdi e i parcheggi. Inoltre Minardi ha spiegato che il quartiere non ha bisogno di nuove edificazioni. A dimostrarlo sono le tante manifestazioni fatte più volte dai cittadini. Sono stati assegnati questa mattina dall'assessore alle attività produttive Alberto Santorelli i contributi alle nuove imprese locali che si sono classificate nei primi 3 posti del bando promosso dal comune di Fano per incentivare e aiutare le nuove attività produttive. Primo classificato Darwin Lab che si è aggiudicato 5.000 euro, secondo posto per Different Classic che si è aggiudicato 3.000 euro, terzo posto per Relax & Beauty che ha ricevuto un contributo di 2.000 euro. Sarà inaugurata sabato 5 aprile alle 16.30 la nuova struttura per i soggetti affetti da Alzheimer realizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano in sinergia con il Comune con un investimento di 2.400.000 euro. Il centro, in grado di ospitare oltre 60 soggetti, prevede all'interno laboratori terapeutici, aree esterne attrezzate per la cura delle piante e aree espositive. Presenti l'inaugurazione il presidente della Regione Gianmario Spacca e le autorità locali. Diventa reporter di eNews. Invia il tuo video tramite WhatsApp o via mail alla redazione di Faninforma.